Una 25enne residente a Berceto è stata condannata ad 1 anno e 8 mesi di reclusione con la sospensione della condizionale della pena per possesso di droga, coinvolti anche 2 ragazzi. Domani il sindaco di Berceto Luigi Lucchi sarà a Roma per protestare in mutande davanti al Quirinale, un modo, dice, per rendere pubblici i dolori di un povero sindaco. Nell'intricata vicenda di Florentina Litescu, scomparsa dal Bareto da quasi 2 mesi, entra in scena ora un investigatore privato assunto dalla sorella che cerca la verità. Si cominciano ad intravedere delle speranze per l'avvio dei lavori sul grave fenomeno di dissesto idrogeologico che sta travolgendo le abitazioni di Rocca Murata, frazione Borgo Tarese. Ancora lamentele per la neve, questa volta giungono da via Montegrappa a Borgotaro per la mancata rimozione nei parcheggi in prossimità dell'ingresso delle scuole. Dopo qualche mese l'associazione NAD No al Dolore, ultima nata tra i sodalizi del volontariato borgotarese, ha tenuto la sua prima assemblea dei soci svoltasi in Biblioteca Manara. Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'informazione locale. Apriamo subito con la cronaca. Una 25enne residente a Berceto è stata condannata ad 1 anno e 8 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena per possesso di droga. I carabinieri l'hanno fermata martedì in Viale Toschi a Parma. Secondo le accuse, insieme ad un amico marocchino spacciava nella zona. Infatti addosso le hanno trovato delle dosi di marijuana e di eroina. La giovane bercetese, nel processo con il rito direttissimo, è stata difesa dall'avvocato Elisa Furia. Anche il suo amico ed un altro suo connazionale coinvolto nella vicenda sono stati condannati a 1 anno e 8 mesi. A loro il giudice Gabriele Nigro, su richiesta del PM Antonella De Stefano, non ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena. Cambiamo argomento ma restiamo a Berceto. I dolori di un povero sindaco è una domanda a tutti. Dunque la protesta viene messa in campo, viene attuata dal primo cittadino di Berceto, Luigi Lucchi, che come promesso domani mattina sarà in mutande sotto il Quirinale per protestare. L'ironia, l'autoironia, non prendersi mai troppo sul serio ed avere la certezza intima che tra gli 80 miliardi di persone che mi hanno preceduto c'erano sicuramente persone più capaci e intelligenti di me, una mia caratteristica, quanto quella di avere piacere che le mie idee politiche siano conosciute per avere una critica, un aggiustamento e ricercare l'equilibrio del buon senso. Dopo il gemellaggio con gli indiani nel 1988, il monumento alle vittime del pettegolezzo e dell'invidia del 94 e tante attività da appassionato di politica, sempre fatta nelle piazze, in pubblico, alla luce del sole, come è richiesto se si vuole ambire alla buona politica, posso essere giudicato in tanti modi. Giudizi tutti legittimi, anche quelli offensivi, perché nessuno obbliga a gesti eclatanti, a porsi in vista o voler essere un personaggio pubblico. Nel compiere questa scelta è chiaro che ci sono reazioni, persone che ti stimano e persone che ti odiano, pur non conoscendoti. C'è anche un altro aspetto, forse sconosciuto, quello della mia timidezza, del mio pudore ed un senso di sofferenza fisica nel compiere certi gesti. Fare uno scatto in mutande, a maggior ragione con la fascia di sindaco, nulla di eclatante in definitiva, fatto in precedenza da tanta gente, compreso il sindaco di Milano Albertini, mi procura sofferenza, un dolore fisico. Non è solo per l'età ormai 58enne, neppure per il fisico che ho smesso da tempo di considerare e far considerare, ma c'è una dignità, un pudore nel guardare da un'altra prospettiva per non sentirli profanati e perdere l'autostima, quella minima che permette di respirare, incontrare persone, non essere rancorosi con nessuno e gioire addirittura per davvero del bene degli altri. Nel lasso di tempo che si ricerca questa prospettiva da un'altra angolatura, per non sentire perdere la propria dignità, c'è il dolore fisico che ho provato nel far scattare queste foto e che sicuramente proverò nello spogliarmi, mettendomi in mutande, in piazza del Quirinale il 22 marzo alle 11:30. Nessuno obbliga a essere sindaco, nessuno obbliga, al contrario, nessuno ti aiuta a esserlo, uomo libero. Nessuno obbliga, soprattutto ora, a credere nella politica e nella democrazia. Con la sincerità con cui voglio essere contraddistinto, non
saprei nei confronti di un figlio se agevolare in lui questi sentimenti che solitamente mi hanno sempre fatto soffrire. Non sono padre, ma credo che un genitore non possa che cercare di allontanare qualsiasi sofferenza al proprio figlio. Non sono obbligato a mettermi in mutande, a fare proposte e proteste per cercare di togliere dolori evitabili ai miei concittadini, ai miei amministrati. Mi sono dedicato, ed ora posso ben dirlo, senza conoscerne il bilancio, a combattere i dolori evitabili. C'è già la sofferenza di un amore non corrisposto, la malattia, la morte. Perché caricare le nostre vite di dolori evitabili, direi inutili? Rimani più dignitoso se non ti metti in mutande o se accetti questi dolori senza far nulla? È questa la mia domanda. La cronaca nell'intricata vicenda della scomparsa di Florentina Nitescu. Ormai sono quasi 2 mesi che la giovane mamma rumena è scomparsa dalla casa che divideva ad Albareto con il compagno Paolo De Vincenzi. Da ormai 4 anni entra in campo un investigatore privato, lo ha ingaggiato la sorella Valentina, tornata dalla Romania, perché dice: voglio assolutamente sapere la verità sulla fine di mia sorella. Nell'intricato giallo della scomparsa di Florentina Nitescu, la mamma rumena 33enne della quale si sono perse letteralmente le tracce la notte tra il 25 e il 26 gennaio, entra in scena ora un investigatore privato ingaggiato dalla sorella Valentina, che non vuole arrendersi e che vuole scoprire a tutti i costi la verità sulla sorte della giovane donna, qualunque essa sia. Tornata in Italia da qualche giorno, la donna si è rivolta allo studio del criminologo Ezio Denti, affidandogli il delicato ed intricato caso. Il lavoro dell'investigatore milanese è già iniziato. L'uomo infatti si è recato subito in Romania e con l'aiuto di un interprete ha cercato di conoscere tutto quello che è importante sapere di Florentina e della sua famiglia d'origine, non tralasciando di effettuare lì i primi accertamenti. Il dato che emerge dalle indagini, ma che era già apparso anche a chi questa brutta storia la segue dal primo giorno, è il legame forte, fortissimo, che esiste tra le due sorelle, mai venuto meno, malgrado la vita le abbia portati a compiere scelte e percorsi differenti. Malgrado vivessero una in Romania e l'altra ad Albareto, si sentivano spessissimo e si confidavano. Impossibile quindi per la sorella credere che Florentina si sia allontanata spontaneamente da tutti, in primis dal figlio di 2 anni, senza farsi più sentire, alimentando volontariamente un silenzio che dura ormai da quasi 2 mesi. Un silenzio ostinato, privo della benché minima traccia. Florentina, dopo aver abbandonato spontaneamente la casa che divideva col compagno Paolo De Vincenzi in seguito ad una lite in piena notte, erano circa le 3, sarebbe stata inghiottita dal nulla, dal buio e dal freddo di quella notte. Nessuno l'ha più vista né sentita. Un comportamento assurdo, sempre secondo la sorella, che più volte ha gridato la sua disperazione dicendosi certa che Florentina non sia più in vita. E anche quando le ultime flebili speranze riposte nella vasta battuta di ricerche messa in campo sabato scorso sono svanite, la donna ha deciso di fare da sé, mettendo in campo appunto un investigatore privato, che riparte dalla Romania, terra d'origine di Florentina, per ripercorrere le tappe italiane sino ad Albareto e sino a quella notte, unica testimone forse di quanto davvero accaduto. Questa sera, tra poco alle 21, presso il Centro Sociale Ricreativo a Bedogna, in via Piave, si tiene la presentazione del libro di Giuliano Mortali, 800 in Valtaro. Tutti i soci sono invitati a partecipare, numerosi. E invece adesso c'è un avviso per gli apicoltori dell'Alta Valtaro, che con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Bedogna organizzano un incontro per lunedì prossimo 25 alle ore 20 presso i locali della Peschiera. Sarà presente il presidente dell'Associazione Apicoltori di Parma e Reggio, che parlerà delle malattie delle api e dei nuovi trattamenti. Tutti gli apicoltori della zona sono invitati a partecipare. Parliamo della storica frana di Rocca Murata, che come sapete sta creando e ha creato tantissimi problemi alle abitazioni di quasi tutta la frazione. Ebbene, finalmente si intravedono degli spiragli di luce per il proseguo e l'inizio dei lavori. Cominciano ad intravedersi ragionevoli speranze per l'avvio dei lavori sul grave fenomeno di dissesto idrogeologico che sta travolgendo la quasi totalità delle abitazioni nella frazione borgotarese di Rocca Murata. I fondi già stanziati per l'intervento, ma bloccati da oltre un anno al Ministero dell'Ambiente, potrebbero almeno parzialmente essere messi a disposizione in tempi relativamente brevi. Gli abitanti del paese sono stati messi al corrente del fatto nel
corso di un sopralluogo compiuto a Roccamurata da alcuni componenti dell'amministrazione di Borgotaro, accompagnati dai responsabili dell'ufficio tecnico comunale e dai tecnici del Genio Civile. Un sopralluogo che è servito soprattutto e prima di tutto ad incontrare i cittadini della frazione di Roccamurata. Abbiamo avuto modo di ricevere alcune notizie importanti, alcuni aggiornamenti da parte dell'ingegner Larini, che intanto ci ha comunicato un primo sblocco di parte dei fondi, di quei 18 milioni di euro che dal Ministero dell'Ambiente devono essere trasferiti alla Regione Emilia-Romagna, dentro ai quali sono anche i finanziamenti che riguardano l'intervento su Roccamurata. Quindi una notizia positiva che abbiamo preso con soddisfazione, devo dire accolta anche con un certo sospiro di sollievo anche da parte degli stessi residenti, come naturale che sia. E il servizio tecnico di bacino ha anche informato i residenti del completamento della progettazione relativa all'intervento dei pozzi che andranno a collocarsi tra la sede del rilevato ferroviario, quindi dei binari ferroviari, e della strada comunale vicina alle abitazioni, e un progetto che quindi adesso verrà trasmesso alle ferrovie anche per ottenere l'ok anche dalle stesse ferrovie per poter procedere appunto poi alla gara d'appalto e ai lavori stessi. Una notizia quindi positiva che abbiamo voluto condividere in questo incontro, un incontro utile segnato da un clima di collaborazione, di disponibilità. Quindi io voglio anche ringraziare l'ingegner Larini, il servizio tecnico di bacino, tutti i tecnici che stanno lavorando e stanno seguendo veramente passo per passo questa situazione molto, molto delicata, che naturalmente non ci fa dormire sonni tranquilli e che quindi merita il più velocemente possibile di poter trovare quantomeno un tentativo di intervento, così come progettato e presentato proprio ieri ancora di nuovo ai cittadini della frazione.